in questo numero di Motori Magazine. Pandina, la più amata dagli italiani. Arie da Gran Coupé per la BMW X2. Michelin premia la gestione sostenibile. Il viaggio della Panda non si ferma, anzi, continuerà almeno fino al 2027 e sarà sempre made in Italy dopo la conferma della produzione a Pomigliano d'Arco per altri 3 anni. Superata quota 8 milioni, le vendite confermano la piccola Fiat come la più amata nel nostro paese. Nata dalla matita di Giorgetto Giugiaro, ha subito molteplici restyling, prima nel 2003 e poi 2012, quando venne lanciata nell'attuale versione. Sono invece infinite le versioni, da quella dedicata ai mondiali di calcio del 1990 alla Cabrio, fino alle inarrestabili 4x4 ancora ricercatissime dagli appassionati dell'off-road duro e puro. Per celebrare il prolungamento della produzione serviva un evento speciale, di qui l'idea di una serie speciale battezzata Pandina, anche se in realtà è forse la versione più ricca di sempre. Sarà infatti equipaggiata con tutti i sistemi di assistenza alla guida più avanzati: frenata automatica d'emergenza, mantenimento della carreggiata, rilevatore di stanchezza, riconoscimento della segnaletica stradale. Presenti anche i sensori di parcheggio posteriori, cruise control, abbaglianti automatici e ben 6 airbag. All'interno spicca un quadro strumenti da 7 pollici completamente digitale e un nuovissimo touchscreen radio DAB da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto. La plancia è stata verniciata di bianco e i nuovi sedili hanno monogramma e logo Pandina. Anche gli esterni sono unici. C'è un musetto di un panda sul coprimozzo e sulle calotte degli specchietti retrovisori gialli, mentre la scritta Pandina è presente sulle modanature laterali e sul finestrino posteriore. Pandina inoltre offre il nuovo giallo positano e nuovi abbinamenti bicolori, detto nero a contrasto. Pandina sarà disponibile da quest'estate, quando dovrebbe anche arrivare la nuova versione elettrica. Tra le prime cose che saltano agli occhi ci sono le dimensioni più generose. La nuova BMW X2 è lunga 4,5 m e alta quasi 1,60 m. Il numero pari in casa BMW è indice di sportività e questo coupé ne ha tutte le caratteristiche. All'interno display curvo, ampio tettuccio panoramico, sedili bicolore con poggia testa integrato e cuciture in rilievo. Molto ampia l'offerta di propulsori. Con motore endotermico ci sono la S-Drive 20i, 3 cilindri benzina mild hybrid 48 volt da 170 cavalli, la S-Drive 18D, 4 cilindri diesel da 150 cavalli, X-Drive 20D integrale diesel mild hybrid 48 volt e infine la top di gamma, la M35i X-Drive. Le elettriche sono la iX2, xDrive 30, 4 ruote motrici con 2 motori e la iX2 Drive 20 a trazione anteriore e un solo motore. Con oltre 450 km di autonomia si ricaricano entrambe in 6 ore e mezza, da 0 al 100% con 11 kW e in 3 ore e 45 minuti con la trifase da 22 kW. In 29 minuti si ricaricano dal 10 all'80%. Ne bastano invece 10 per avere 120 km di autonomia grazie a un software che ottimizza l'efficienza. Parlando di sportività, non si possono ignorare le prestazioni della M35i X-Drive, accelerazione da 0 a 100 km orari in 5,4 secondi e velocità massima di 250 km orari. Tipico il rombo, eccellente la tenuta di strada, l'accelerazione, la frenata energica grazie ai dischi forati, il tutto abbinato a un assetto di guida non troppo rigido. Michelin, per il terzo anno consecutivo, ha assegnato l'attestato per la gestione sostenibile dei pneumatici a 29 flotte del trasporto merci. In tutto circa 9.000 autocarri che hanno risparmiato complessivamente 3.355 tonnellate di CO2, l'equivalente delle emissioni annuali di una flotta di 83 camion e 1.224 tonnellate di materie prime. Una quantità di risorse necessaria per produrre circa 17.500 pneumatici autocarro. Un risultato ottenuto anche grazie alla riscolpitura, che consente di aumentare la percorrenza chilometrica del 25% e ridurre il consumo di carburante di 2 litri ogni 100 km percorsi.
C'è poi l'operazione di ricostruzione che permette di ottenere un risparmio di materie prime in media di circa 50 kg a parità di prestazioni con un pneumatico nuovo, con un costo inferiore del 40%. L'attestato poggia su dati oggettivi che derivano da misurazioni svolte su pneumatici dei mezzi delle flotte di trasporto che hanno scelto di affidare a Michelin la gestione delle loro gomme. Attraverso una formula matematica stabilita dal Centro di Ricerca e Sviluppo di Ladoux, che tiene conto del tasso di riscolpitura, tasso di ricostruzione, chilometraggio percorso e numero veicoli, viene calcolato il risparmio di CO2 e materie prime.